Giovani cari, se prendete posto iniziamo. È già pronto. Iniziamo questa undicesima tornata di sette libri per sette sere con il nostro consueto buonasera a tutti. E senza dilungarci, ringrazio tutte le persone di buona volontà che hanno reso possibile questo appuntamento. Di tanto in tanto ci viene da chiederci: perché sette libri per sette sere? La risposta è rapida e spontanea. È una necessità, nel senso di poterci ritrovare a discutere di temi più o meno impegnativi, più o meno divisivi, ma in modo libero e sereno, dove ci si possa riconoscere fra pari. Non a caso, su nessuna sedia è riportata la scritta "posto riservato". Siamo consapevoli di non essere detentori di alcuna verità rivelata, ma siamo altresì consapevoli che la verità o le verità vanno cercate. Noi al più ci poniamo l'obiettivo di stimolare la ricerca. Bastano sette sere? A voi la risposta. I temi che tratteremo saranno i più vari e chi tra noi sarà più avveduto scoprirà che tutti sono legati tra loro col filo rosso che chiamiamo vita. Con questo smetto di tediarvi e passo la parola a chi rappresenta la nostra amministrazione oggi, che è Francesca Lopresti. Prego. Grazie Cosimo, grazie Presidente. Buonasera e grazie a tutti quanti di essere qui, a tutti voi. Io porto i saluti dell'amministrazione comunale, del sindaco, e noi siamo orgogliosi questa sera di dare il via a questa kermesse letteraria che rientra nella programmazione di Siderno per la lettura. Ormai è il secondo anno e Siderno per la lettura è un progetto che fa parte di Città che legge. Abbiamo avuto questa prestigiosa qualifica e questo progetto, che è stato finanziato ed è risultato primo a livello nazionale tra i comuni superiori ai 15.000 abitanti fino ai 50.000 e un abitante. Essere arrivati primi a livello nazionale è veramente una grande soddisfazione. E l'associazione ALB è nostra partner anche in questo, sia nella qualifica di città che legge e anche per il progetto Siderno per la lettura. E mi fa piacere essere qui con voi, e soprattutto perché inaugurare questa sera la kermesse, che ormai sono già 10 anni l'anno scorso, 11 anni dal suo inizio, ed è un piacere perché ci permette di immergerci nella bellezza della parola, in questo bellissimo giardino, e immergerci nella bellezza della parola, della storia, ma anche dell'arte, e condividere sentimenti, emozioni, ciò che le parole sono in grado di esprimere e dire. Mi spiace non poter fermarmi con voi tutta la serata, non poter essere con voi fino alla fine, perché contemporaneamente abbiamo più eventi, però ci tenevamo molto essere presenti, quantomeno all'inaugurazione, e dare il nostro benvenuto, buon inizio, che sia sempre un buon inizio, un continuo, anche nell'arco dell'anno e del nostro partenariato e delle nostre partecipazioni anche future. Grazie e lascio la parola di nuovo a Cosimo. Grazie. Grazie Francesca. Prima di entrare nel vivo della serata, però, noi abbiamo da invitare sul palco i nostri artisti di questa sera, e cioè Anita Tarzia e Giusy Sergi. Anita e Giusy, che sono i nostri artisti, le nostre artiste.
C'è sempre un momento dove bisogna rompere il ghiaccio, vero? E chi vuole cominciare da dove? Comincio lei. È più alta. Grazie, buonasera a tutti, buonasera e grazie a tutti per l'accoglienza, grazie all'associazione, grazie mille per la calorosa accoglienza, grazie a tutti gli addetti ai lavori, perché abbiamo trovato una location veramente ineccepibile. Nonostante, voglio dire, io capisco le difficoltà, il caldo, siete stati veramente bravissimi, grazie, ci avete facilitato, perché esporre comunque all'aperto ha sempre il suo perché. E volevo ringraziare per l'invito alla prima di questa esperienza di ormai tanti anni, e per noi è un vero privilegio poter essere comunque all'inizio, poter esporre comunque in questa bellissima realtà, che comunque si parla di cultura, si parla comunque di accoglienza, si parla di tante cose, e poter essere comunque presenti in questa associazione per noi è un pregio. Grazie a tutti, grazie. Buonasera a tutti. Allora, io lo dico già da subito, sono una di poche parole, non come Anita, e anche perché non sono abituata al Jamaa, queste... Tendo... Diciamo che sei stata mia alunna. Sì, certo. Infatti volevo ringraziarvi anche per l'invito, come ha detto Anita, e sono molto onorata di essere qui stasera, anche perché è stata pure una sorpresa rivedere qui il mio vecchio professore di matematica. Vecchio? Sì, vecchio. Un maestro, diciamo, di tanti anni fa. No, veramente è stata una sorpresa, perché non pensavo che potessi parte anche, diciamo, niente, io che dire, qualche domanda così. Grazie Giuse, grazie, è stato per me un piacere di vederti qua. Due parole soltanto prima di lasciarti andare: l'arte ha il potere della sintesi, forse è lo strumento, diciamo, che di più riesce a sintetizzare il nostro essere, e non è cosa poca. Ancora grazie, ciao. Allora, veniamo al nocciolo della serata. Democrazia e anarchia, il potere nella polis, è il fondamento su cui noi quotidianamente stiamo insieme, fondiamo i nostri rapporti, e chiamo a trattare questo tema Donatella di Cesare, che è l'autrice del libro, e il nostro Luciano Figliomeno. Accomodatevi, tocca a voi. Donatella di Cesare non ha bisogno di presentazione. Luciano Figliomeno è un nostro socio, e quindi va da sé che si presenta da sé. Quindi io passo la parola prima a Luciano Figliomeno. Sì, si sente? L'importante è che si sente. Beh, intanto buonasera a tutte e a tutti per essere qui, ed è un sentito ringraziamento alla professoressa Donatella di Cesare per aver accettato l'invito dell'associazione per questa serata. Ospite gradita, e siamo anche davvero felici di poter commentare con lei una delle ultime pubblicazioni, Democrazia, anarchia e il potere nella polis. È doveroso ricordare che Donatella di Cesare è una filosofa, editorialista, saggista e docente di filosofia teoretica all'Università di Roma. Ha tenuto lezioni e conferenze in molte università europee ed americane. I suoi libri sono tradotti in 8 lingue, e fra le voci filosofiche direi più presenti nel dibattito pubblico, sia accademico sia mediatico. Collabora con numerosi quotidiani e riviste italiane e internazionali, e si è occupata di tantissimi argomenti, dalla filosofia ebraica all'esperienza della Shoah, gli interrogativi etici e politici della violenza, il fenomeno della tortura, alcuni suoi libri, in modo particolare Stranieri residenti, I Marrani, Terrore e modernità, sulla vocazione politica della filosofia, se Auschwitz è nulla, e uno, prima di questo libro di cui parleremo stasera, si è dedicata anche, ha pubblicato l'anno scorso, Noi rifugiati,
di Hannah Arendt, con un saggio alla fine del libro molto interessante sui diritti dei rifugiati. Il libro Democrazia e Anarchia, il potere nella polis, si tratta infatti di un libro importante, punto di arrivo di un lungo percorso di critica dell'ordine statocentrico. Una tappa importante che era stato il volume del 2017, Stranieri residenti, una filosofia della migrazione. Ma anche il libro Il complotto al potere. Questo libro l'ho trovato coinvolgente, impossibile rendere conto della vastità delle analisi condotte lungo 7 capitoli, dalla filosofia ai classici greci, storia, politica, filologia. Introdurrò i temi chiave del libro per lasciare la parola alla professoressa, che ci guiderà a comprendere le finalità del saggio, temi attuali ma complessi. L'autrice getta luce su una contraddizione che è alla base della nostra tradizione occidentale. Da un lato la nostra cultura e la nostra storia si fondono sulle origini greche della democrazia occidentale. Dall'altro, i maggiori pensatori della Grecia antica, Platone ed Aristotele, hanno sempre assunto una posizione fortemente critica nei confronti della democrazia, ritenendola caos e anche disordine. Uno dei maggiori meriti del libro sia quello proprio di affrontare questa contraddizione attraverso un'analisi ricca e anche accompagnata da una interessante e ampia bibliografia. Fra le forme politiche che si profilano nel mondo antico, solo la democrazia non designa un sovrano nel ruolo supremo di comando, è il popolo che entra nella scena della storia. Ma la democrazia non è demarchia, cioè non è il comando del popolo in gioco, è invece il potere, il kratos, una forza che non necessariamente deve diventare dominio e quindi comando. Fa emergere come non esista una forma di governo perennemente fondata su un principio fondamentale che è l'archè, un concetto filosofico che significa sia potere di imporre un inizio che autorità che comanda. Al contrario, la democrazia è un farsi del popolo, deve dunque essere costruita comunitariamente e sempre affermarsi, rinnovandosi, e non è soggetto sovrano come il monarca o come per esempio nell'oligarchia che è il governo di pochi. Ma è sempre affermarsi e rinnovandosi, non è soggetto sovrano appunto come il monarca, bensì, dice, una entità collettiva, sempre in aggiornamento, capace di legiferare tra i pari, modificare e riformare tutto ciò che ritiene opportuno. Una delle pagine, diciamo, del libro è il capitolo 5, dove parla delle rifugiate, che è espressione della vittoria del popolo, e fa riferimento all'estro creativo di Eschilo, drammaturgo greco, che mette in scena quell'evento politico nella tragedia intitolata Supplici, che è databile 463-461, ed è una stasis di donne, cioè una rivolta, si può dire, di donne a far emergere la democrazia. Il che non stupisce se si ricorda il monito beffardo, dice nel testo di Platone, per cui la democrazia è il paradiso delle donne. Ma il contesto ha tinte drammatiche. A irrompere nella scena sono delle straniere in fuga da violenza familiare, rifugiate che invocano protezione politica. La richiesta di quelle donne, appena approdate, dopo una lunga traversata, mette alla prova la democrazia. Dal mare, dalla soglia della polis, queste donne chiedono rifugio al re Atene. Ma si sbagliano. Sarà il demos, il popolo, a esercitare il kratos, a esercitare il potere. E questo potere si concentra nella mano che si solleva sovrano. La destra del sovrano assoluto, che pretendeva di legiferare alzandosi da sola, mostra la sua impotenza scalzata dalla mano sovrana del popolo e l'insorgere della rivoluzione democratica. Non si deve però credere che la mano sia una, no, sono molte, si alzano insieme, sono le mani,
sono le mani che fanno, dice nel testo, vibrare l'aria alzandosi unanimi, sanciscono l'accoglienza per i migranti. Valga un esempio che viene accennato anche nel libro, che è molto celebre e anche molto dibattuto, di Locri e Pizzefili, fondata forse da donne spartane che si sarebbero unite a schiavi. Ma direi che la cosa più rilevante del libro è il fatto che prima di chiedere accoglienza, le donne irrompono nello spazio pubblico della polis per chiedere che cosa? Giustizia. E la città democratica può compiere giustizia proprio in quanto fa della vicissitudine privata una questione pubblica. Ed è proprio nella tragedia che emerge il nesso tra giustizia, legame politico e rottura del vincolo parentale. Che cosa significa sostanzialmente? La democrazia è accoglienza, è ospitalità. Ospitalità è accoglienza e democrazia. Il legame politico è rottura del vincolo parentale patriarcale. Un'altra cosa che volevo... Ecco, interessante questo appunto. Il passaggio dal privato al pubblico si è scelto per leggerlo in un confronto con Hannah Arendt, che all'indomani dell'esperienza totalitaria del nazismo interpreta la distinzione privato e pubblico per un potenziamento del legame politico che connette la città. L'autrice individua nella forza propria che la parola democrazia contiene come potenziamento dello spazio pubblico, come capacità, non come potere, come capacità collettiva di effettuare veri cambiamenti nello spazio comune. La democrazia quindi non si sviluppa lungo la storia, ma compare proprio, dice nel testo, negli spazi bianchi della storia, radicalmente imprevedibili, senza luogo e senza principio. Si muove nella polis in cerca dello spazio anarchico della politica. Non c'è dubbio che la democrazia non vada pensata in termini di consenso, è conflitto. Democrazia è conflitto, non è consenso. Il consenso è di pochi, il conflitto implica maggiormente altre persone. E dice un'altra cosa, c'è politica quando il potere non è più legittimato. La questione chi comanda e a che titolo? Viene abrogato il principio della nascita che ordina e dispone la linea di filiazione di potere patriarcale. Legami di sangue, suolo, il diritto di eredità, in breve la forma archica della comunità. E qui vi cito un passo di Hannah Arendt, dal volume Vita attiva, la condizione umana, dice il passo, la polis si distingueva dalla sfera domestica in quanto si basava sull'uguaglianza di tutti i cittadini, mentre la vita familiare era il centro della più rigida disuguaglianza. Essere liberi significava sia non essere soggetti alla necessità della vita o al comando di un altro, sia non essere in una situazione di comando. Significava non comandare, non essere comandati. Nella sfera domestica, dunque, non esisteva libertà. Il capofamiglia era considerato libero solo in quanto aveva il potere di lasciare la casa, accedere all'ambito politico, dove tutti erano uguali. In verità, questa uguaglianza realizzata nella sfera politica ha ben poco in comune con il nostro concetto di uguaglianza. Presupponeva infatti che si vivesse con i propri pari, che si avesse a che fare solo con essi e che esistessero degli ineguali che di fatto erano sempre la maggioranza della popolazione di una città-stato. Perciò l'uguaglianza, per Hannah Arendt, lungi da essere connessa con la giustizia, come nell'epoca moderna, era la vera essenza della libertà. Essere liberi voleva dire essere liberi dalla disuguaglianza connessa a ogni tipo di dominio e muoversi in una sfera dove non si doveva né comandare né essere comandati. E qui c'è un riferimento anche precedentemente ad Hannah Arendt, era stata Erodoto che diceva né comandare né essere comandati, rinunciò al potere. Ecco, un libro, questo di Donatella De Cesare, che si presenta al pubblico in un momento cruciale, direi, nella storia italiana.
poiché si propone di fornire una risposta essenziale ad una domanda. Che cos'è la democrazia? Tra democrature, sovranismi, nazionalismi, populismi, tecnocrazia, oggi la peggiore forma di fuga dalla libertà è la delega del potere del domus del popolo alle macchine, algoritmi, alle grandi imprese high-tech che governano il mondo. Come l'uomo deve salvaguardare lo spazio della polis? Questo è un po' quello che ho cercato di capire dal testo, e ora invito la professoressa a prendere la parola. Direi un'altra cosa, c'è anche un clima dove la classe politica è debole, secondo il mio modo di vedere. Diceva Max Weber, il politico è una professione, anzi, Beruf, una vocazione, per cui non si può improvvisare politici, devono essere all'altezza della situazione. Abbiamo bisogno di una classe politica migliore e più adatta ai tempi in cui viviamo. Grazie. Prego. No, sì, adesso sì. Vi sono anzitutto, devo dire, molto molto lieta di essere qui a Siderno con voi e soprattutto in questo luogo che è intitolato a mio zio Armando La Torre, e veramente per me è sempre una grandissima emozione. Ringrazio Luciano per questa bella presentazione del mio libro. Io ho scritto questo libro, diciamo, che è nato durante questi ultimi anni ed è sicuramente una, diciamo, ricostruzione della democrazia greca, ma dall'altra parte è un libro sull'attualità. Perché un libro sull'attualità? Beh, perché noi sappiamo benissimo che la democrazia è il grande tema di oggi. E quindi mi sono chiesta, ma che cosa vuol dire questa parola democrazia, questo composto greco? Diceva giustamente Luciano, composto di due parole, demos, il popolo, e kratos, kratein, cioè un potere anche nuovo, e però alla luce degli eventi di oggi. Perché gli eventi di oggi quali sono? Sono naturalmente quelli di una grande crisi della democrazia, di un demos senza kratos, cioè un popolo senza potere, e una grande anche depoliticizzazione, cioè un grande allontanamento dalla politica. E io vorrei iniziare quindi dalla esperienza personale di ciascuno di noi in questi ultimi anni, soprattutto gli ultimi due anni. Io non so chi di voi ha votato, per esempio, a queste ultime elezioni, le elezioni europee, dove c'è stato un grandissimo astensionismo. Io stessa ho votato, come dire, con difficoltà, con perplessità. E perché noi siamo così lontani dalla sfera politica? E quindi questo è perché probabilmente anche ci sentiamo impotenti, cioè pensiamo a tutto quello che è avvenuto e che avviene in questi anni. Basti pensare alle guerre, ci sono due gravissime guerre, la guerra d'Ucraina e la guerra di Gaza. È la notizia per esempio di questa sera che sono morti 10 bambini di nuovo a Gaza e sono stati uccisi, che c'è, ho visto anche proprio questa sera, immagini terribili di anziani che fuggono appunto dalle loro case in Ucraina. E noi, io penso la maggior parte di noi, io sapete sono pacifista, però insomma rispetto le opinioni degli altri, ma penso che ciascuno di noi vorrebbe anzitutto che queste guerre finissero.
e ci sentiamo impotenti. Ci siamo sentiti impotenti durante tutti questi terribili anni dalla pandemia in poi, naturalmente anche prima, ma è evidente che in questi ultimi anni noi siamo entrati in un nuovo capitolo della storia, molto pericoloso e molto rischioso. E la nostra impotenza, e questa è la domanda, la nostra impotenza non è una emozione privata, cioè è invece un fenomeno politico, è la nostra distanza dalla polis, è la nostra distanza dalla politica, e questo è molto grave. E connesso a questo è il tema ovviamente della crisi della democrazia. Perché? Beh, perché ciascuno di noi ormai nutre sfiducia nei confronti della democrazia. Perché che cos'è alla fine la democrazia? Andare a votare di tanto in tanto e delegare la nostra volontà a chi poi magari fa tutt'altro. E anche, diciamolo pure, a un ceto politico molto separato ormai, no? Molto separato da tutto quello che avviene, insomma, è chiuso in se stesso. E quindi c'è un grande dibattito oggi sulla democrazia, e ci sono quelli che pensano che siano necessarie, per esempio, regole, procedure, che sia necessario, come tu dicevi, Luciano, un ceto politico più competente. Ci sono quelli che pensano, e io mi iscrivo in questa tendenza, quelli che pensano che bisogna recuperare il valore originario della democrazia. E quindi, che è una posizione più radicale, andare all'origine, andare alle radici. Cosa significava, che cosa ha voluto dire la democrazia nell'antica Grecia, cioè quando è nata questa parola? E quindi io ho lavorato sui testi greci, sui testi dove nasce, dove emerge per la prima volta questa parola, ma contemporaneamente a partire dal dibattito attuale. E mi ha molto colpito, e lo diceva bene Luciano Figliomeno, cioè mi ha molto colpito il fatto che i filosofi, per esempio Platone e Aristotele, sono dei detrattori della democrazia, usano questa parola come un sinonimo di anarchia. E perché? Perché sono di fronte a una forma politica completamente nuova. C'è quella, una vera e propria rivoluzione, perché la democrazia è stata una rivoluzione, una grande rivoluzione politica, dove quelli che erano emarginati, che erano esclusi, che, questo è molto importante, non avevano nessun titolo per governare, invece vengono alla ribalta della storia e reclamano il titolo per governare. Governiamo. E allora un filosofo come Platone, molto aristocratico, ripeto, detrattore della democrazia, dice: ma questa è anarchia, perché anche, come tu dicevi molto giustamente, noi non diciamo demarchia, ma diciamo democrazia. Perché? Perché è un potere completamente nuovo, perché non c'è più l'arche, cioè non c'è più il comando di quelli che sono dall'inizio. E dice Platone: chi è che comanda dall'inizio? Comandano dall'inizio i proprietari, gli eredi, i padri, gli autoctoni, quelli che sono sempre lì. Invece la rivoluzione democratica che cos'è? È mettere in discussione questo potere. Finalmente il demos, il popolo, va al potere, ed è un potere, kratos, che si deve continuamente legittimare, cioè attraverso il confronto e anche attraverso il conflitto. I testi greci parlano quindi di un cambiamento epocale,
E dicono anche, e questo ci deve far riflettere per quello che riguarda l'oggi, che insieme alla democrazia nasce la polis, nasce la città e nasce la politica. Perché la politica che cos'è? Sono nuovi legami, che non sono più i legami familiari, cioè sono legami ulteriori. E a questo proposito, tu citavi giustamente una filosofa che mi sta molto a cuore, perché voi sapete che nel Novecento una grande, diciamo, novità sono le filosofe, in particolare Hannah Arendt. E lei riprende una distinzione tra due termini greci, oikos e polis. Oikos vuol dire la sfera familiare, dove ci sono rapporti gerarchici, dove c'è il padre che appunto che è il despota, no? Che appunto comanda, e dall'altra parte invece la polis, che sono nuovi legami, legami tra uguali, cioè dove non ci sono gerarchie. E che tutto si realizza nell'ambito del pubblico, dello spazio pubblico. E questo è lo spazio, ma non è solo lo spazio pubblico, è la possibilità di nuovi legami che vanno oltre quelli familiari. E nasce la politica e nasce la democrazia. Qual è il pericolo che noi oggi viviamo? È la perdita della democrazia e la perdita della politica. Hannah Arendt vede anche quasi profeticamente due pericoli importanti, che anche a mio avviso sono oggi i due grandi pericoli, e cioè da una parte una economia. Voi sapete che economia viene proprio da oikos o economia, cioè la legge della casa, l'amministrazione, quindi una economia che è un ingranaggio amministrativo che va avanti da sé, ed è quello che noi oggi vediamo, che noi oggi esperiamo, e una politica che arretra, che è inesistente, che tutt'al più può amministrare questo ingranaggio politico, e dall'altra parte, e quindi questo è un primo grande pericolo ed è il motivo dell'arretramento della politica, quindi un'economia dominante come ingranaggio però autonomo, e dall'altra parte un altro grande pericolo, che è il pericolo del prevalere dell'oikos sulla polis, cioè il prevalere della famiglia, dei legami parentali, dei legami di sangue, di territorio rispetto ai legami politici, vale a dire la riduzione del demos del popolo all'etnos, cioè ai legami etnici. E dice Hannah Arendt quale sarà appunto l'orizzonte futuro. L'orizzonte futuro che lei paventa è, ripeto, questa grande economia intesa come governance, come amministrazione autonoma, che non ha più bisogno neanche di ceto politico, ha bisogno soltanto del tecnico, e noi lo sappiamo in Italia, no? La tecnocrazia, abbiamo avuto il governo Draghi, e dall'altra parte appunto la perdita della polis, la perdita della politica, e l'idea che l'unico, diciamo, l'unica salvezza sia in fondo la famiglia, ma intesa anche come nazione, cioè la nazione come una grande famiglia di legami etnici che esclude tutti coloro, esclude razzisticamente, discrimina tutti coloro che sono diversi. Questi sono i grandi pericoli che noi rischiamo, ma con la perdita della democrazia. Qualcuno potrebbe dire, ma noi abbiamo già perso la democrazia, già siamo in una fase in cui la democrazia quasi non esiste più. E io direi ha ragione, perché
noi viviamo in un momento in cui siamo propensi a dire io quasi quasi non voto più, io quasi quasi lascio perdere, mi faccio le mie cose, eccetera, eccetera. Meglio avere un capo. Pensiamo alla proposta della Meloni, no? Cioè del premierato, quasi, permettetemi di dire, una forma archica di potere, per cui diciamo svuota la democrazia. E questo è già il totalitarismo. Hannah Arendt, ma anche altri filosofi, per esempio Lefort, altri, che fanno esperienza del totalitarismo, cosa capiscono? Capiscono che il totalitarismo non è, come si pensa spesso, un colpo di Stato, una dittatura, eccetera, eccetera, ma è una patologia della democrazia, cioè la democrazia che si chiude e la democrazia che non funziona più. E questo ci deve oggi far riflettere, ci deve allarmare. Qualcuno potrebbe dire, ma di fronte a questo scenario, dato che l'economia va per conto proprio, dato che noi abbiamo una casta politica che è sempre la stessa, che sono sempre gli stessi che comandano, allora ma che ce ne importa della democrazia? Ma lasciamo perdere, no? Ecco, ci sono anche quelli che hanno questa posizione. Per quanto mi riguarda, io ho una posizione diversa e penso che anche, io sapete che sono di sinistra, non è assolutamente, penso che di averlo detto tante volte, ecco, io penso che invece la sinistra intesa anche come parte, diciamo, culturale, non solo politica, debba invece riscoprire l'importanza della democrazia, ma la debbono riscoprire tutti coloro che hanno a cuore anche il nostro futuro democratico. Ora, rispetto, naturalmente ci sono tanti interrogativi, voi capite, sul tema della democrazia. Diceva prima il professor Figliomeno, nei testi greci si legge proprio questo, appunto, che nessuno deve comandare né essere comandati. E questo è molto importante perché bisogna distinguere tra comandare e governare sì, e governare a turno, e quindi per i greci e la democrazia greca in realtà dura pochissimo, dura un trentennio, ma né comandare né essere comandati. Perché? Perché loro capiscono la grandissima importanza di che cosa? Della rotazione delle cariche e del sorteggio. In questo forse non sono d'accordo con te e ne possiamo discutere, perché dice ma noi abbiamo bisogno di competenza, e questo è uno dei grandi punti di dibattito, no? Abbiamo bisogno di persone competenti, è vero. Noi abbiamo bisogno di persone competenti, viviamo in un mondo molto complesso, eccetera. Però attenzione, perché la espertocrazia o anche la tecnocrazia è pericolosa per la democrazia, perché significa che governano o magari comandano coloro che hanno più competenza. La democrazia non è questa. La democrazia è il governo continuo, con rotazione e sorteggio, di tutti, di chi non ha titolo a governare. E questo, secondo me, è un punto molto importante di discussione. Io immagino che appunto ci saranno pareri su questo diversi. Scusa, però questo è un... No, volevo dire questo. In effetti viviamo anche in un mondo dove ci sono dei poteri così forti che non riusciamo nemmeno a renderci conto di quello che fanno, perché è come se ci fosse un mondo sotterraneo che difficilmente riusciamo a leggere e a capire, e quindi siamo anche deboli da questo punto di vista, non forti.
Ma io, tu avevi ricordato il libro che ho scritto prima, Il complotto al potere. Io penso che sicuramente ci sono dei poteri forti, che sicuramente, come ho detto prima, c'è un ingranaggio dell'economia, però attenzione, perché se noi assumiamo questa posizione, logicamente accettiamo che le cose continuino ad andare così, e quindi per me si tratta del contrario. E si tratta oggi invece di battersi per la democrazia, per una democrazia dove appunto siano presenti tutti, e soprattutto di una democrazia aperta, aperta in tutti i sensi, perché il problema, come dicevo prima, è che e noi lo viviamo oggi, io mi sono occupata in altri testi, in altri momenti, del grande problema della migrazione, che naturalmente oggi la riduzione del demos all'etnos, cioè la riduzione del popolo ai legami etnici, è appunto pericolosissima. Tu, voglio dire un'ultima cosa, in questo mio libro sono molto importanti le donne. Le donne sono protagoniste del libro, perché? Perché io ho cercato di decostruire diversi luoghi comuni, tra cui l'idea che le donne fossero completamente escluse dalla cittadinanza e non avessero alcuna parte. In realtà mi sono trovata di fronte a una situazione completamente diversa, perché in realtà le donne, è vero, non partecipano all'assemblea eccetera, però le donne sono quelle che stanno, come dire, sempre sulla soglia tra la polis e l'oikos, tra la sfera pubblica e la sfera privata, e mettono continuamente in discussione anche l'ordine della città. E ci sono diversi episodi che mi hanno molto colpito, però voglio citare soltanto due questioni. La prima questione è quella che tu avevi menzionato prima, è quella di Locri. Perché dico quella di Locri, Locri e Pizzefiri? Perché io mi sono, voi sapete che diciamo la mia famiglia viene da Siderno, qui ci sono le mie cugine, siamo cresciute insieme, e mi ha sempre molto colpito, mi hanno sempre molto colpito le donne qui, la forza di queste donne, la forza delle donne della Locride, no? E sono andata poi in questi anni a studiare questo fenomeno, e sono andata e ho appurato questo, cioè che l'unico forse matriarcato veramente esistito è quello di Locri e Pizzefiri. L'importanza delle donne si evince da questa bellissima tragedia di Eschilo, Le Supplici, che in realtà andrebbe tradotta come Le richiedenti asilo, che la storia di queste donne che fuggono dalla Libia, dall'Egitto, quindi è una attualissima, che fuggono da violenza familiare, e approdano ad Argo, che per Eschilo è insomma il nome che poi lui usa per Atene, sbarcano, arrivano sulla costa, si fermano lì per chiedere asilo. Venendo dall'Egitto e dalla Libia pensano che c'è un re, come c'è altrove, no? E gli viene detto no, qui siamo in Grecia, qui non ci sono più re, non c'è più il Basileus, no? Qui c'è il popolo che governa. E quindi il popolo in assemblea prende la decisione, accogliere o non accogliere queste rifugiate, queste migranti. C'è questa scena, che per me è una scena madre, di Eschilo, dove per la prima volta emerge nei testi la parola democrazia, anche se in un versetto,
e dove dice come ha votato la mano potente del popolo, Democratus Acheir, no? come ha votato, e il popolo nel momento in cui, appunto, quasi un atto performativo, viene affermata la democrazia, è un atto di accoglienza di queste donne. Però quello che ci deve far riflettere non è solo l'accoglienza, ma il ruolo delle donne. Cioè, se non ci fossero state queste donne, se non ci fosse stata questa rivolta delle donne, non sarebbe emersa la democrazia. Ecco che allora le donne hanno un ruolo sicuramente ambivalente, però un ruolo anche dirompente. Vale a dire, senza donne non ci sarebbe la democrazia. Mi fermo qui perché non so se ci sono anche domande. Vi ringrazio. Io ho preso il microfono non per parlare io né per porre domande, ma piuttosto per portarlo poi a voi. Quindi ponete le vostre domande, alzate la mano, mi avvicino a voi subito. Sono Vincenzo Albanese e sono filosofo, sono medico neurochirurgo e altre cose. Quindi viene molto complicata, vista la mia formazione, poter affrontare i temi trattati dalla professoressa, di cui sono un fan, televisivo, conosciuto in televisione, e usare il linguaggio adeguato, perché è un problema di comunicazione, il linguaggio che io non posso. Però la democrazia, per affermarsi, usa un metodo che è quello della maggioranza, cioè la maggioranza è il modo per cui si crea, diciamo, il governo del popolo. E allora un problema, non è che me lo sono posto io, ma è millenario, e volevo sapere cosa ne pensa la professoressa. Il rapporto tra maggioranza e giustizia, e tra giustizia e legalità, è un dramma risolvere questo problema. Cioè io ho cercato di informarmi in questi anni, perché è una cosa che ho in testa da molto tempo, però non l'ho risolto. Quindi non so che suggerimenti ci può dare lei su questa cosa. E l'altra sera, volevo dire che a casa mia, nel corso di uno spettacolo musicale, però abbiamo celebrato anche Antigone, in cui questo tema è presente in maniera preponderante. C'è questa rivolta di una donna, quindi non di un uomo, di una donna, non solo al potere legale, ma anche al potere familiare. Quindi, per dire, il ruolo delle donne, che ha citato prima, che ci sta dall'occhio di Pizzefiri, ma evidentemente è ereditato anche da questa mentalità greca che noi abbiamo. Allora, parto dalla questione di Antigone, perché il personaggio di Antigone sicuramente è un personaggio molto complesso, no? E alcuni l'hanno avvicinata un po' all'anarchia, perché lei mette in discussione, no, il potere. Però in realtà, secondo me, è meno, cioè una figura meno rivoluzionaria di quanto poi alla fine non sembri. Perché? Perché lei fa valere la legge dell'oikos, la legge della famiglia, cioè la legge della sepoltura, no? Per appunto il suo parente di sangue, no?
Quindi mette in discussione la legge diciamo ingiusta della polis, però la mette in discussione per ritornare poi sempre al focolare, all'oikos. Quindi è molto meno rivoluzionaria di quanto sembrerebbe. Invece per quanto riguarda la sua domanda sulla maggioranza, è la grande domanda, diciamo, soprattutto nel Novecento, della democrazia, no? Però il problema qual è? Dice: ma governa la maggioranza? Certamente, però il punto è che si è usato spesso l'argomento della maggioranza antidemocraticamente, contro la democrazia. Ora, il problema della democrazia, che non è solo una forma politica, è una forma di vita, è un modo di rapportarsi agli altri, di relazionarsi agli altri, è che nella comunità democratica, che è anche una comunità tragica, perché c'è la tragedia della democrazia, la tragedia di scegliere e non sapere se è giusto o non è giusto, nella comunità democratica c'è il conflitto, quel momento di che viene chiamato stasis, non voglio usare paroloni greci, che vuol dire è il gesto in cui ci si ferma, no? Viene descritto proprio come quasi il gesto di chi è nell'assemblea, ci si ferma così e poi ci si alza per dire non sono d'accordo, va bene? Cioè prende parte e partito. Io sono di parte, si crea un partito, va bene? E quindi si crea un conflitto. Uno dei, diciamo, delle spie del malfunzionamento della democrazia è il venir meno del partito, cioè di una parte che c'è e dice: io sono d'accordo su questo e sono in disaccordo su quest'altro. E nella democrazia ci deve essere la divisione, il conflitto inteso proprio come divisione, cioè la comunità democratica è divisa necessariamente in una parte e nell'altra, soltanto che, anzi, quello che noi oggi viviamo è il tentativo e il personaggio che impersona questo è Trump, il tentativo di rendere omogenea la comunità politica, senza divisioni e senza conflitti, portando il conflitto fuori, cioè la guerra. Dove c'è democrazia non c'è guerra. Dove c'è la guerra all'esterno non ci sono conflitti interni. Capisce? Allora, il punto è che naturalmente nel momento in cui si costituisce una maggioranza che governa, perché ha preso parte, allora però, e mi scuso per il termine forse diciamo così troppo filosofico, la maggioranza non deve reificarsi, cioè non si deve irrigidire, capisce? Ma deve essere sempre flessibile, dinamica, cioè ogni volta si crea la divisione, ogni volta si crea il conflitto. Quello che è avvenuto naturalmente nel Novecento è invece il rificarsi di una maggioranza che poi naturalmente non è più democratica e allora diventa evidentemente totalitaria. Ecco. Questo però che lei dice è la grande sfida che noi abbiamo. Insomma, c'è da digerire. Sì, arrivo. Sì, bene. E per chi non mi conosce, sono Caterina Mammola e ho insegnato per tanti anni italiana e storia. Ora vorrei chiedere alla professoressa De Cesare di dire qualcosa sul suo parere su questo legame che hanno riscontrato della
caduta, diciamo così, dell'alleggerimento del valore della democrazia, accanto anche al significato, anzi alla scomparsa pure dei partiti. Sì, perché ecco, collegandomi alla polis, collegandomi a quanto ha detto anche sulle chiacchiere o sul pensiero delle donne, che poi anche degli uomini, e allora la creazione non è possibile il popolo che governi, quindi devono esistere delle persone che rappresentano gruppi della stessa popolazione. E così questo che avviene, perché anche Simone Weil parlava già nei tempi dell'ultima guerra della scomparsa dei partiti, invece i partiti sono ricomparsi. E forse, io dico solo, io non sono molto competente, ma da quello che sto osservando, è magari un partito, cioè un rappresentante di una non maggioranza, di una parte del popolo che vuole appropriarsi del potere, invece del singolo, del re, del dittatore, del faraone, di chi vuole, il tecnocrate, e del gruppo. C'è questo legame tra democrazia e partitismo, dottoressa, professoressa? Grazie. Allora, quello che noi viviamo da direi ormai qualche decennio è una divisione non solo diciamo tra quello che un tempo si chiamava il proletariato, la borghesia, i ceti meno abbienti, i ceti più abbienti, ma una ulteriore divisione è quella tra l'elite e il popolo, va bene? Quindi l'idea che ci sia da una parte una casta e dall'altra la massa, va bene, la massa che non è diciamo rappresentata. Questa separazione è una separazione che ci riguarda, va bene, che noi non possiamo ignorare. E tutto quello che è accaduto negli ultimi decenni ha a che fare molto con questa separazione. Quindi appunto una massa che, come dicevo all'inizio, si sente impotente, si sente non rappresentata, si sente lontana dalla politica, e un'elite che riproduce se stessa, e intanto può riprodurre se stessa proprio perché in fondo è un'elite fatta di amministratori, non voglio usare il termine burocrati, ma amministratori nel senso di coloro che letteralmente amministrano l'ingranaggio della democrazia, della economia, che è un ingranaggio, come dire, l'ingranaggio del capitale, della tecnica, che va avanti da sé, e questi l'amministrano, va bene? Ora, questo è lo scenario in cui noi viviamo e non possiamo non considerarlo, perché e quindi qui già abbiamo perso la democrazia. Perché? Perché se noi andiamo a vedere i testi greci anche più antichi, addirittura c'è una legge di Solone che dice che è necessario per ogni cittadino prendere parte, ma parte vuol dire anche prendere, sia partecipare, la democrazia è partecipazione, sia prendere partito, cioè questo continuo dividersi, perché non siamo tutti d'accordo, va bene? Il venir meno dei partiti, il fatto che i partiti cambiano continuamente, diventano fluidi, ma soprattutto il rischio enorme che i partiti diventino semplicemente dei delegati in una elite, è il grande problema oggi democratico. Allora, proprio per questo motivo noi dobbiamo interrogarci su questo, cioè possiamo accettare tutto questo? Questo è il problema.
aspetta, no, no, stop. Scusami, Caterina, un attimo, se no diventa un dibattito a due. Io vorrei che mi delucidasse alcune cose che riguardano sia la mia professione, che è stata l'insegnante, sia il fatto di essere stato, di essere padre. Lei ha toccato un tema importante, no, che riguarda il tipo di democrazia che c'è in una famiglia, che non c'è, mi è sembrato di capire, e quello che si cerca fuori. Cioè, la mia storia, come di molti della mia età, da un padre padrone che governava la sua famiglia, ho dovuto fuggire per cercare i miei pari con cui creare un conflitto, come dice lei, un conflitto o similitudini. A tutt'oggi ho visto che ci sono, ma il mio stesso genero chiede a suo figlio di 4 anni dove vuoi andare, cosa vuoi fare, che non era assolutamente possibile. Con mio padre, mi ricordo che dicevano quello. E quindi sta venendo qualche modifica in questo senso, o questa modifica sta passando il segno, allontanando la gente dalla voglia di confrontarsi con i propri pari e altro? Grazie. Allora, guardi, lei ha toccato un tema che è quello dei padri, del padre, che è un tema anche questo enorme e che non è il tema per me questa sera, no? È vero che voglio ricordare una pagina di Platone in cui appunto lui grida allo scandalo perché dice c'è questa forma politica nuova. E dice in cui sembrano comandare i figli sui padri, le donne sugli uomini, gli stranieri sugli autoctoni, eccetera, eccetera, e perfino gli animali fiutano questo grande rivolgimento, e anche gli animali non stanno più a sentire. E l'asino si ferma, rimane in mezzo alla strada e non si muove. E quindi l'asino che rimane in mezzo alla strada poi è diventato il simbolo della democrazia, cioè questo capovolgimento dei rapporti. Ora, è chiaro che il problema del padre e naturalmente anche del patriarcato, direi anzi del patriarcato nel senso proprio, diciamo, anche filosofico, politico, del padre in termini anche psicoanalitici, quindi quale autorità il padre, eccetera, è, come dicevo prima, un tema ulteriore. Quello che però è importante dal mio punto di vista, cioè da un punto di vista filosofico politico, è che è questa, diciamo, distinzione che i filosofi fanno tra oikos e polis, cioè tra la sfera, l'oikos vuol dire proprio il focolare, cioè quindi la sfera privata, familiare, dei legami familiari, dove ci sono legami gerarchici tradizionalmente, quindi parliamo della Grecia antica, ma parliamo anche della tradizione occidentale, e la polis dove emergono legami nuovi. Quello che a noi deve interessare è il fatto che ci siano legami nuovi, legami alternativi. Senza polis noi saremmo solo nella sfera privata, nella sfera familiare. Questo è il punto. E può dipendere da famiglia a famiglia, quindi io non voglio, diciamo, entrare nelle singole storie, eccetera, eccetera, però, diciamo, come definizione la sfera dell'oikos è una sfera appunto gerarchica, perché è l'archè del padre, cioè l'archè del despota. Poi è vero che oggi la figura del padre è una figura
in grande crisi, è una figura, pensiamo al libro di Re Calcati, ma a molti altri, e qui naturalmente ci imbarcheremo in un altro discorso. C'era, aspetta. Professoressa, buonasera, io sono Palmerino Pugliese, sono insegnato scienze fino a qualche anno fa. Niente, sono un appassionato di storia e di filosofia. Mi chiedevo, ma non questa sera, in generale, nella storia dell'uomo, la democrazia, da quello che io so, quello che lei me lo può confermare o smentire, la democrazia ha impegnato piccolissimi periodi dell'evoluzione umana. Parla della polis greca, giusto? Forse qualche altro frammento durante il periodo repubblicano a Roma, ma poi la democrazia si è spenta, forse la democrazia comunale con tutti i limiti che poteva avere, poi praticamente la rivoluzione americana, la rivoluzione francese hanno riportato questo tema importantissimo, diciamo così, nuovamente in evidenza. E le democrazie poi si sono, lei meglio di me lo può dire, si sono affermate poi nel secolo scorso, ma con grandissima difficoltà. Io mi ponevo un problema, cioè pensavo tra me e me, anche se ho avuto anche delle conferme da suoi colleghi, che la democrazia è praticamente un'espressione del capitalismo che comunque, essendo il capitalismo un fenomeno, secondo alcuni è un fenomeno al tramonto, la democrazia in fondo potrebbe anche essere un episodio dell'evoluzione umana concluso, cioè nel senso che potremmo avviarci noi verso sistemi politici completamente diversi, innovativi, peggiori o migliori, lo sapremo. Grazie. Grazie per questa importantissima domanda. Allora, la democrazia in Grecia, secondo anche gli ultimissimi studi che per me sono stati fondamentali per il mio libro, addirittura dura circa 30 anni, pochissimo, no? Poi piano piano si chiude. Poi, come ha detto giustamente lei, la ritroviamo, no? La ritroviamo, ha fatto un bellissimo percorso lei, quindi non ho bisogno di rifarlo io, però non ha menzionato un altro episodio che invece a me sta molto a cuore, ed è la Comune di Parigi. Per me la Comune di Parigi invece è veramente un culmine, l'apice di quella democrazia che è veramente una democrazia anarchica, questo lo dice anche Marx tra l'altro, e riconosce in parte un suo errore in questo, che oggi viene molto studiata, e viene molto studiata da quei filosofi che guardano alla democrazia in termini radicali. Quindi che cosa ha significato la Comune di Parigi? Anche in termini di rotazione, per esempio, del governo, eccetera. Comune di Parigi, che mi faccia dire anche che stava molto a cuore a mio zio Armando Latorre, che infatti mi ha regalato, e non lo posso dimenticare, il libro sulla Comune di Parigi. È vero quello che lei dice, che ci sono alcuni che sostengono, ma in fondo la democrazia è un portato del capitalismo, no? E quindi è una specie di sovrastruttura, e quindi ecco, io invece penso che al contrario
proprio rileggendo Marx, rileggendo il giovane Marx che scrive sulla democrazia, quindi non il Marx quello del Capitale, non il Marx quello, diciamo, molto influenzato da Engels, che pensa che poi l'economia ha le sue leggi, eccetera, eccetera, ma il primo Marx che invece vede l'importanza della democrazia, la dirompenza della democrazia. È vero che il liberalismo ha portato questa forma di democrazia liberale che noi oggi viviamo, che è una democrazia elitaria, che è una democrazia che non è più basata sulla partecipazione, ma semplicemente, come dire, sul nolime tangere, no? Cioè io individuo, non voglio essere, come dire, in qualche modo, voglio solo essere protetto, non mi interessa partecipare, me ne sto per i fatti miei e basta. E questo è una deriva, d'accordo? Però lei ha ragione, e io le do ragione, che siamo entrati in un periodo in cui non sappiamo, cioè noi diamo per scontata la democrazia, però non sappiamo invece quanto durerà, se durerà, ma soprattutto se andiamo verso una, siamo già dentro una deriva, perché già siamo in questo processo di enorme depoliticizzazione, di enorme lontananza dalla politica, di mancanza dei partiti, di perdita della polis. Già abbiamo perso la polis, già ormai l'abbiamo persa, e ci dobbiamo interrogare su quelle, sul futuro già di domani, non di dopodomani, e quali saranno queste nuove forme di governo, o meglio di comando, e dovremo essere preoccupati per questo. Professoressa, io non sono, non ho studiato filosofia se non al liceo, la mia è una formazione scientifica, ma sono rimasta molto affascinata dalla sua proposta di riprendere la democrazia delle origini. In parte mi ha già risposto, perché la democrazia delle origini è durata veramente poco in Grecia. E in effetti il ruolo che anche, diciamo, suggerito Hannah Arendt, come ha detto Luciano Figliomeno, era degli uomini. Ecco dove io ho delle perplessità, perché gli uomini potevano essere i liberi, che liberi anche dalle fatiche della famiglia, quindi anche del ruolo di potere o comunque di organizzazione del sistema familiare, poi potevano liberarsi, entrare nella polis in senso circolare, come lei ha detto. E quindi la mia prima perplessità riguarda il ruolo delle donne inevitabile, perché il ruolo delle donne era nell'oikos, come ce lo ha spiegato in maniera, diciamo, estremamente chiara. E quindi io dico, il ruolo delle donne forse emergeva quasi in una sublimazione nelle tragedie. E quindi lei ha ricordato le supplici, io mi è venuto in mente le troiane di Euripide, quindi di queste donne che fanno riflettere sull'insensatezza della guerra e fanno riflettere i vincitori. E questa è una parte del discorso. Un'altra riguarda il fatto dell'accoglienza dei migranti. E lei ci ha ricordato appunto l'aspetto appunto delle supplici. Ma nella democrazia ateniese, sì, che durò peraltro poco, come ha già risposto, in cui il ruolo era degli uomini, insomma, ecco perché ho questa difficoltà, ma ricordo male, ho diciamo, il fatto di essere, di partecipare alla polis era perché si era di Atene, ecco, e quindi in questo caso io mi sentirei affascinata sicuramente dalle tragedie greche, dalle nostre origini greche, cioè, ma io mi sento forse più appartenere al mondo romano, perché il mondo romano faceva cittadino romano chi accettava le leggi,
E quindi se mi può dare qualche risposta in merito, poi non ho assolutamente la capacità di trasferire adesso, perché in effetti adesso insomma abbiamo una complessità che riguarda per esempio le macchine, no? Gli algoritmi, con tutta la griglia. Cioè, però questo non sono in grado di immaginare. Allora, grazie tantissimo per la sua domanda. Allora, distinguerei in due parti, no? Cioè, è chiaro che diciamo le donne che pure hanno cittadinanza, però è chiaro che non hanno il ruolo che le donne hanno conquistato, non è paragonabile. Quello che io volevo dire è che però non è che siano completamente messe da parte, ma che hanno però invece un ruolo molto più importante di quanto si immagini. E lei stessa infatti ha citato le tragedie, no? E le tragedie sono anche la testimonianza di questo. Invece per quanto riguarda la seconda parte, lei ha assolutamente ragione, cioè in realtà il problema è che, senza andare troppo nel tecnicismo, la democrazia greca nel suo momento più, diciamo, più alto, quindi con Clistene, arriva a dare la cittadinanza anche agli stranieri residenti. Cioè praticamente usa il criterio del demo, nel senso di dire divide per, diciamo, spartisce per parti territoriali e dice appunto anche gli stranieri, cioè un passo molto controverso, ma anche gli stranieri residenti, cioè quelli che sono qui da noi, che non sono autoctoni, sono cittadini. Questo è il punto più alto. Però è vero quello che lei dice, cioè che in Grecia conta l'autoctonia, e quindi nel momento in cui per esempio si comincia a perdere la democrazia, ma anche già Platone dice questo, si afferma l'idea dell'autoctonia, idea attualissima. Perché è l'idea, cioè autoctonia vuol dire autos et ton, cioè praticamente lo stesso suolo, vale a dire io sono nato qui, appartengo a questo luogo mi appartiene e io ho il diritto di escludere gli altri, va bene? In realtà l'autoctonia vige ancora oggi da noi, vige ancora oggi in Italia. Basti pensare alla legge sulla cittadinanza, va bene? Non solo, ma in realtà la maggior parte, in fondo, della gente, lo dico in modo così molto generico, è convinta, anche la maggior parte dei cittadini europei, cittadini degli stati nazionali europei, è convinta di poter esercitare il proprio diritto sovrano di escludere chi viene da fuori. Perché? Perché appunto questo luogo mi appartiene, perché per discendenza, logicamente, perché i miei avi sono stati qui, perché io soprattutto sono nato qui e posso escludere gli altri. Questo è il grande problema oggi della migrazione, ma anche il grande problema dell'Europa, dove non c'è una cittadinanza europea, perché il nostro passaporto è un passaporto, diciamo, basato sullo Stato nazionale, cioè noi siamo cittadini europei in quanto siamo cittadini italiani, non c'è una cittadinanza europea sganciata dagli Stati nazionali. È vero che invece Roma diventa un impero rispetto ad Atene, perché ha una legge, la legge di Caracalla, che è una legge molto più liberale, che la legge per cui tu sei nato in Galizia, tu sei nato in Palestina, hai questa origo, dicono i romani, ma sei cittadino romano.
Quindi è molto più avanzata della nostra legge attuale sulla cittadinanza, molto più avanzata. Però è vero che in Grecia ci sono, delle ondulazioni, cioè è vero che nel momento più alto della democrazia si apre, il demos è aperto, accoglie. Platone dice siamo uguali, ma non siamo uguali come tutti i cittadini, siamo uguali perché siamo fratelli, fratelli di Attica. Io dico sempre fratelli di Attica e fratelli d'Italia, pensate un po', cioè questa idea dei fratelli, capite? Cioè l'idea che quello che conta sono poi i legami di sangue, i legami di suolo, l'idea della nazione come grande famiglia, molto pericolosa, c'è già in Grecia, ha portato al Terzo Reich, perché il Terzo Reich, il nazionalsocialismo, è stata la forma, diciamo, parossistica, la forma più estrema di questa politica. Facciamo altre tre, una, due e l'eventuale terza, se no ci fermiamo a due. Buonasera professoressa, lei ha parlato di Eschilo, però teniamo anche conto che anche i personaggi dell'Orestea sono femminili, sono molto importanti, e poi teniamo anche conto che la Lisistrata di Aristofane, essendo pure una commedia, mette in evidenza la figura femminile. Noi conosciamo Socrate attraverso Platone. Platone nel Repubblica parla di comunismo platonico, quello che viene definito comunismo platonico, tutto e di tutti. E diamo anche alle donne l'opportunità di essere come gli uomini, con gli stessi diritti e con gli stessi doveri. Però si parla quindi tutto e di tutti, un popolo dominato soltanto da filosofi, dove nessuno sapeva, o meglio doveva sapere, di chi fosse il figlio, in modo tale che fosse educato allo stesso modo, perché i figli erano di tutti. Quindi si parla di desessualizzazione della donna. Cosa ne pensa, professoressa? Allora, guardi, penso questo, cioè lei mi fa praticamente una domanda sulla Repubblica di Platone, sulla Politeia, no? Posto che, come abbiamo detto, Platone è un detrattore della democrazia, cioè lo vede come un'anarchia, quindi non gli piace. Però il problema della Repubblica di Platone, che mi interessa molto, è il problema del rapporto tra i filosofi e la città. I filosofi e la polis. Perché? Perché che poi il problema della filosofia, perché come lei giustamente diceva, perché Socrate, che crede molto nella democrazia, quindi va in giro nell'agorà, nella piazza del mercato, crea dissenso, no? Continuamente, crea conflitto, interroga i propri cittadini, ma che cosa pensate voi di questo, eccetera, eccetera. E a un certo punto però lo fanno fuori, cioè la città gli fa un bel processo e lo condannano addirittura a morte. E Socrate rimane lì, no, in prigione, e dice no, no, io non me ne vado, riconosco le leggi della città. Tutti gli allievi di Socrate scappano da Atene, vanno via da Atene. Platone va via e va a Siracusa, però si fa un giro anche da queste parti, si fa un giro nella Magna Grecia, nelle colonie pitagoriche. E che cosa fa? Torna ad Atene ispirato dalle colonie pitagoriche. Perché? Perché i pitagorici a Crotone, a Caulonia, tutta questa parte qui, che cosa avevano fatto? Erano molto interessati a quello che avveniva nella città, ma se ne stavano un po' in disparte. E quindi Platone torna ad Atene, ma fonda l'Accademia e dice noi non ci diamo per sconfitti, la filosofia sarebbe sconfitta, però in realtà noi torniamo
ma non più dentro la polis, non più dentro la città, perché è pericoloso per i filosofi, è pericoloso pensare perché addirittura hanno messo a morte. E allora fonda un'accademia che è un po' fuori Atene, ed è l'esilio della filosofia. La filosofia va in esilio, però rimane intorno alla città, come per dire non vi libererete di noi. E allora qual è il compito della filosofia con Platone? È pensare quella che io chiamerei l'allopolis, cioè come la polis dovrebbe essere e come non è, no? Come la polis dovrebbe essere e come non è, un po' fuori dalla città per non rischiare la morte. Allora io credo che la Repubblica di Platone, che è stato accusato di totalitarismo, ecco qui il comunista totalitarista, cioè totalitario, cioè, io credo che vada letta anche in questo modo, cioè come modello di una allopolis, di una città altra, che è quello che poi faranno tutti i filosofi anche dopo. E il rapporto tra la città e la filosofia resterà sempre un rapporto di grande, diciamo, di grande tensione. Pensiamo a Giordano Bruno, no? A Tommaso Campanella, quanti ne potremmo menzionare, ma ancora oggi è un rapporto difficile, e io stesso ho detto la filosofia deve ritornare nella città, però è un rapporto molto difficile. E allora la domanda che lei mi fa, io la appunto inserirei nel contesto di una, evidentemente di una riflessione su una città ideale. Poi è chiaro che ci sono delle parti della Repubblica di Platone che io sicuramente non condivido, insomma. Penultima domanda, se non c'è un'altra diventa l'ultima. Pietro. Io, professoressa, le chiederei una riflessione sulla crisi della democrazia contemporanea. La democrazia in qualche modo un equilibrio l'aveva trovato, perché la sua minaccia proviene dalla demagogia, proviene dalla società complessa, ed è la democrazia rappresentativa. Ora, la crisi attuale è crisi di democrazia rappresentativa, tant'è vero che le democrazie non si esportano. Noi abbiamo avuto questa esperienza dell'Occidente che voleva esportare la democrazia. Allora, democrazia rappresentativa significa crisi delle rappresentanze intermedie. Tutti i corpi intermedi sono quei corpi che in pratica mediano tra il potere e il popolo, perché se da un lato il popolo non è possibile la democrazia plebiscitaria o assembleare, no? E faceva riferimento per esempio alla Comune di Parigi, può essere presa come punto di riferimento, ma non certo per la gestione di una democrazia complessa, per una società complessa come quella attuale. Quindi i corpi intermedi sono andati in crisi. Il popolo, anche questo nella democrazia ha uno strumento fondamentale, che è l'elevazione dal punto di vista critico, la capacità da parte critica del popolo di scegliere, perché è crisi anche di rappresentanze, essendo l'eletto significa proprio questo, non demandare certamente, ma ritrovare in quel soggetto la figura in grado di rappresentare l'intera comunità, quindi di farsi interprete delle esigenze di comunità. Quindi questa crisi di democrazia rappresentativa, questa è la domanda, più che attingere certamente nei luoghi e nelle società del passato, vanno ricercate nelle crisi della società attuale. Penso per esempio alla società della comunicazione. Come fare a rendere corpo intermedio la comunicazione tra il rappresentato e il rappresentante? Penso che questa sia la riflessione che occorre fare nella società attuale. Che ne pensa lei? S-
Sì, ma infatti io penso sempre che cioè il mio libro è un libro sull'attualità ed è un libro che si pone il tema della crisi attuale della democrazia, ma lei ha assolutamente ragione, noi dobbiamo partire da qui. Però io penso contemporaneamente che andare a vedere i modelli del passato, cioè io penso che noi abbiamo sempre bisogno della storia, abbiamo bisogno della tradizione storica anche per decostruirla, però abbiamo bisogno di quello che è avvenuto nel passato. Che cosa è avvenuto? Che cosa ci dicono oggi questi modelli? Che cosa ci dice la fonte, no? Appunto questa, che cosa ci dicono anche le parole, i testi? Ecco, io penso che si debba fare l'uno e l'altro. E penso che lei abbia assolutamente ragione quando parla di mediazione o diciamo di corpi intermedi, cioè qui non si tratta soltanto, però questo ci tengo a dirlo, a mio avviso, di crisi della rappresentanza. Si tratta invece di un fenomeno ancora più profondo, e cioè di partecipazione. Non c'è partecipazione, questo è, c'è soltanto da parte di ciascuna cittadino o cittadino la richiesta di una sorta di protezione e basta, cioè basta che mi viene, come dire, concessa questa piccola sfera e mi accontento, e questo è un pericolo molto grave. Allora è vero che molti si concentrano nel diciamo dibattere sulla democrazia, sulla crisi della democrazia, sui meccanismi di rappresentanza, però secondo me non si tratta di quello, anche di quello, però invece si tratta di qualcosa di molto più profondo, cioè del fatto che la gente non partecipa più, questo è, e del fatto che non si riconosce più. E allora il grande rischio è proprio quello che lei diceva, cioè il fatto che appunto non solo non ci sono corpi intermedi, non c'è mediazione, ma si crea appunto, come dicevamo prima, una grande separazione tra elite e popolo, con il rischio del populismo nelle sue diverse forme, cioè il rischio di diciamo il capo di turno, che poi rappresenta, cioè è sempre l'esponente di un'elite, che si propone, e queste sono le nuove forme di populismo che noi vediamo, come appunto quello che difende il popolo, quando in realtà è quello che mette in discussione la democrazia, che chiude la democrazia e la chiude pericolosamente, forse per sempre. Però si presenta come l'amico del popolo, come il difensore del popolo, si presenta come Trump, come il difensore del popolo, il salvatore, quello che salva il corpo mistico del popolo americano contro gli altri. Però queste forme ce le abbiamo anche in Europa, ci abbiamo Orban e non fatemi dire altro. Quindi questo è il grande problema. Questo è il grande problema, che però non riguarda solo la rappresentanza, ma riguarda la partecipazione. Quindi se non ci sono altre domande, chiudiamo qua con le domande. Chi c'è? Luciano, aspetta, ultima domanda a Luciano. No, niente, volevo ringraziare di cuore la professoressa Donatella Di Cesare per essere stata qui stasera presente e per il dibattito che ha aperto, che indubbiamente implica anche una grande riflessione sulla democrazia, ma anche sul futuro delle nostre generazioni, perché i giovani sono lontani dalla politica, sono lontani dai dibattiti, e quindi penso che la lezione di stasera della professoressa Donatella Di Cesare sia importante per riflettere ognuno anche dopo questa serata. Ringrazio la professoressa di cuore e a questa parte.
Luciano, che devo ritornare a ringraziare dopo il tuo ringraziamento. Certo, come presidente dell'associazione Donatella, è ovvio che ci hai dato argomenti per non dormire stanotte e per le notti a venire. Comunque, ti ringraziamo lo stesso come associazione e come pubblico. Allora, noi, l'associazione, vi diamo l'appuntamento domani sera alle 21.30 per poi iniziare alle ore 22 in maniera svizzera. Di cosa parleremo domani? Domani parleremo di tracciabilità alimentare, ma non soltanto, e con tutto quello che comporta. E invece, come opera d'arte domani ci saranno gioielli, quindi l'appuntamento è domani e vi auguro buonanotte a tutti. Grazie.